Ma salve, buon godo day! Chiudiamo la porta come sempre. Benvenuti in un nuovo episodio di 4 chiacchiere di godo. Come avrete notato, non ho fatto nessun video riguardante Game Award per il semplice fatto che quest'anno ho veramente giocato poco e vi avrei potuto parlare veramente poco e malamente dei giochi che sono stati mostrati a Game Award. Nonostante ci sono stati degli annunci abbastanza spicy tra GTA 6, ha vinto Baldur's Gate, ma è stato un buon evento. Però l'anno scorso paradossalmente avevo giocato di più di quest'anno. Quest'anno è stato complicato, tra ufficio e tutto è stato difficile, ma il prossimo anno vedremo di recuperare qualche videogioco incredibile. Però la chicca qual è? Per fine anno registrerò un video in stile Godoverse che cita un po' gli award, ma in salsa Godoverse, che non dovevo fare, ma alla fine mi sono convinto a farlo, quindi vedrete. È iniziata anche la prima serie di gameplay ufficiale sul canale Poppy Playtime, che vi invito a vedere. Abbiamo finito il capitolo 1 e sto per iniziare il capitolo 2. Vedremo cosa combinerà e poi chissà quale gioco faremo dopo finito Poppy Playtime. Chi lo sa. Oggi parleremo di una serie che ha letteralmente dominato il palcoscenico di Netflix e veramente è stata sulla bocca di tutti, anzi sul tentacolo di tutti. Sto parlando ovviamente di Squid Game. Quindi in questa bellissima chiacchierata di Godo analizzeremo un po' il fenomeno Squid Game, parleremo un po' di retroscena, degli episodi, cosa succederà magari nella seconda stagione e vedrete che costumi ho preparato per loro. È accesa tutta la stufa, quindi ho paura che scoppi qualche cosa. Al momento, sigla. Facciamoci questa bella chiacchierata su Squid Game. Che cos'è Squid Game? Squid Game è una serie sudcoreana di genere survival drama. Perché mi piace questa parola incredibile? Semplice, perché riassumo un po' quello che è Squid Game, perché è sia una serie drammatica, e lo è, sia una serie di sopravvivenza. Nel caso specifico di Squid Game bisogna sopravvivere a dei giochi mortali che hanno nomi e citazioni dei giochi classici che fanno i bambini, ma in versione per adulti, e nella versione per adulti si muore molto facilmente. Il direttore di questa serie si chiama Hwang Dong, chiedo scusa per le mie pronunce incredibili, ma quando hai a che fare con il Godoverse perdi anche quelle. La serie ruota attorno a un concorso segreto in un'isola molto lontana, dove 456 giocatori, con la caratteristica di essere tutti in gravi difficoltà finanziarie, rischiano la vita per giocare una serie di giochi mortali, con la possibilità di vincere un premio di ben 45,6 miliardi di won, una cifra che risolverebbe tutti i loro problemi finanziari. E Wang concepì l'idea basandosi sulle sue lotte economiche, nonché sulla disparità di classe della Corea del Sud e del capitalismo. La chicca ovviamente è che Wang concepì pensare a questa serie nel 2009, peccato che però ha dovuto aspettare 10 anni, cioè nel 2019, prima che qualcuno credesse nel suo progetto. Non sto dicendo che Wang non abbia fatto altre opere, anzi ha fatto anche altre opere, come potete vedere qui, ma è soltanto nel 2019 quando Netflix ha deciso di osservare il mercato asiatico, nello specifico la Corea, e Netflix ha detto: ehi, sai che potrebbe funzionare? Dopo numerosi anni di registrazione della prima serie, quando è stata postata ormai nel 2021, ragazzi, passa un sacco di anni dalla prima stagione di Squid Game, la serie ha distrutto tutto. Intendo che sono visti tutti, ed è stata la serie più vista su Netflix, e credo tuttora abbia il record di serie più vista su Netflix, superando Stranger Things. E gli attori di Squid hanno vinto anche numerosi Emmy Award e Globe Award. A quanto dicono i leak e i rumor, il prossimo anno dovrebbe uscire la seconda stagione, dopo quasi 3 anni dalla prima stagione. E per carità, non sto dicendo che il mood Squid Game sia finito, però è calato notevolmente. Io mi ricordo quando uscì Squid Game, tutti parlavano di Squid Game come quando esce una serie del momento. Ora, per carità, non sto dicendo che Squid Game 2 non verrà visto da nessuno, anzi, secondo me si sta ricreando hype. E tra l'altro, piccola una cosa che mi ha fatto molto ridere, io pensavo uscisse adesso la seconda stagione di Squid Game, perché su Netflix mi è arrivata la notifica: ehi, Squid Game sta tornando, io, ok, e poi è una versione più brutta di Takeshi's Castle, è una specie di competizione più povera di Takeshi's Castle, dove 456 persone fanno giochi di Squid Game. Peccato che nessuno muore, e con dei pessimi costumi. I miei costumi che ho fatto a loro sono meglio di quelli del gioco di Squid Game uscito recentemente. Molti fan si sono arrabbiati perché pensavano fosse la seconda stagione di Squid Game, però vedi, parlando di Squid Game ora un po' di hype è tornato, perché giustamente dopo questa fregatura, non so quante persone possano aver visto, la gente ha cominciato a dire: ok, ma la seconda stagione di Squid Game dov'è quella vera? Sapete, no, se devo vedermi persone che giocano nel gioco di Squid Game e non si fanno male, mi vedo Takeshi's Castle. Non so se vi ricordate i sassi di Takeshi's Castle. Una cosa che Wang dice spesso nelle sue interviste è
quando ha scritto Squid Game? Nel 2009 il contesto storico della Corea del Sud era molto diverso rispetto a adesso. Quando portò la sceneggiatura in giro di Squid Game, non l'approvarono, non fu mai approvata praticamente da nessuno, perché che per molti era una storia troppo triste e il fatto che toccasse la tematica economica dava fastidio a tanti. E adesso, nel sono passati 10 anni, anche la Corea del Sud è cambiata, la mentalità delle persone è cambiata, e Wang ha avuto la possibilità di mostrare fin da subito il suo progetto, proprio in questo caso al colosso di Netflix, che ha detto subito: non voglio quella serie. Come spesso disse Wang nelle interviste, il motivo per cui sono tornato al progetto è perché il mondo a distanza di 10 anni si è trasformato in un luogo in cui queste incredibili storie di sopravvivenza sono così adatte, e ho scoperto che questo è il momento in cui le persone definiranno queste storie intriganti e realistiche rispetto a 10 anni fa. Ma addirittura Wang ha spesso detto che i nomi dei personaggi come Seung-yoon e Cho Sang-woo e Il-nam erano tutti basati sugli amici d'infanzia di Wang, così come sul nome del personaggio Wang Jun-ho, che era anche un amico d'infanzia nella vita reale, pare proprio di Wang. L'altra caratteristica è che Wang ha basato la narrazione sui giochi coreani della sua infanzia per mostrare l'ironia di un gioco infantile in cui la competizione non era importante e diventava una competizione estrema con in gioco la vita delle persone. E questo paradosso di giochi per bambini resi in versione violenta funziona alla grande. Se pensate al primo episodio, dove c'è letteralmente un 2-3 stella, è un gioco che quando senti il nome pensi subito a dei bambini che ci giocano, ma reso nel mondo di Squid Game, sbagliare in un gioco semplice come può essere appunto 1-2 stella equivale a un colpo di pistola in testa. Per quanto riguarda invece i costumi e il setting, è una di quelle cose per le quali Squid Game è stato premiato notevolmente. Basti pensare ad esempio al setting delle biglie, dove hanno ricostruito praticamente un quartiere, oppure la stanza dove ci sono tutte le scale che scendono, fino ad arrivare ai costumi rosa delle guardie, oppure quei costumi dei giocatori che sembrano delle tute da ginnastica. C'è stato proprio un interesse di anche dei costumisti di cercare proprio colori particolari che creassero un mood paradossale, perché parliamoci chiaro, Squid Game non è una serie normale, fino ad arrivare anche a Robot Bambola del primo episodio, che pensate è stato ispirato a un personaggio apparso sulle copertine di libri di testo coreani, tutto per creare un mood assurdo nel quale questi personaggi sono messi. Ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire sulla scrittura, sui costumi, sui set di Squid Game, ma il format di quattro chiacchiere è nato così, è nato per essere una chiacchierata su un qualsiasi argomento. Adesso analizzeremo gli episodi di Squid Game. E mi aiuteranno loro. Episodio 1 di Squid Game, Green Light, Red Light, in italiano 1-2-3 stella. La cosa bella del primo episodio di Squid Game è che è l'essenza stessa di Squid Game, ed è uno dei motivi per i quali il primo episodio è tra i miei preferiti di tutta la prima stagione. Partiamo subito con la conoscenza del nostro protagonista, Sehong Jin-hoon, che rappresenta, come avevamo parlato prima, l'ideale di persone in un contesto sociale come quello della Corea del Sud che non sta bene economicamente. Infatti lui è indebitato e soprattutto ha anche il vizio del gioco d'azzardo. Vive con la madre, ha una figlia che è stata data in adozione alla sua ex moglie, che invece è molto ricca, infatti si vede che sta in un appartamento di lusso. Dopo aver vinto miracolosamente una scommessa su una gara di cavalli, viene derubato del suo bottino da un personaggio che incontreremo di nuovo nel giro della storia. Ma la storia prende un twist particolare, perché proprio mentre sta aspettando il treno viene avvicinato da un uomo vestito molto elegante che gli propone di giocare a un gioco particolare che si chiama Dashi. Ovviamente se vince Gyun questa partita si porta a casa 100.000 won, in caso perde ogni manche subisce uno schiaffo da quest'uomo misterioso. Dopo aver ricevuto i soldi scopre che questo uomo in giacca e cravatta sa tutto di lui e gli propone di partecipare a un gioco che secondo lui gli cambierà la vita. All'inizio il nostro Gyun è molto titubante, ma decide di partecipare perché non ha niente da perdere, la sua situazione economica è disastrosa e spera di vincere qualche soldo per cercare di ricreare la sua immagine e magari, chi lo sa, riuscire a prendere la custodia della figlia. Viene preso di notte, narcotizzato in una macchina, appena si è svegliato si trova in una stanza con altri 455 giocatori. Questa è una scena incredibile, questo setting incredibile con tutti i letti, i loro vestiti con delle tutine che sembrano delle tute da ginnastica, che si guardano tutti spaesati, è una scena che mi è piaciuta tanto. Il nostro Gyun incontra personaggi veramente stravaganti, incontra la sua la borseggiatrice che l'aveva derubato, incontra il suo amico d'infanzia Cho Sang-woo e incontra un anziano numero 001 che è un personaggio così innocuo che assolutamente non nasconde niente, e infatti Gyun lega molto con lui. Lui gli rivela di essere malato e non ha niente da perdere. Perché non divertirsi un'ultima volta, birbantone? Dopo aver fatto la conoscenza dei guardiani, vestiti di rosa e con i simboli cerchio, quadrato e triangolo, che obbediscono ovviamente a un'altra figura misteriosa chiamata Frontman, che vestì invece di scuro,
vengono portati nella sala della prima prova. E questa è la scena del primo gioco, penso la conosciate tutti, è la famosissima scena di 1, 2, 3 stella con la bambolina. Quando gli viene spiegato il gioco, sono tutti fiduciosi del fatto che è un gioco per bambini, chi si potrebbe mai far male? Quando la bambolina si gira, la persona che viene vista dalla bambolina si becca un proiettile in testa. Ovviamente Gi-hun e tutti i personaggi che ha conosciuto sopravvivono, e soprattutto abbiamo anche la conoscenza di un altro personaggio che impareremo a conoscere, che è Ali Abdul. E dopo una prima sfida già così mortale, il numero dei concorrenti praticamente viene dimezzato. Passiamo al secondo episodio. Io, eccoci qua, finalmente il nostro turno. Il vostro Sus è qui per raccontarvi alcuni episodi di Squid Game. Damn! Guardate quanto è bello il primo costumino di 4 chiacchiere di Godo con la nuova postazione. Ci sono anche le foto che ricorda la nostra vecchia postazione. Ma questa è più bella. Ecco, il vostro Sus è contento. Guardate, numero 1, il vostro Sus. Guarda che bei capelli. Non ho capito perché il camera mi mette i capelli solo quando ci stanno i costumi per farmi passare da pelato. Mannaggia! Ma adesso tocca a sua maestà dov'è? Guarda, ragazzi, cioè, non so se vi rendete conto, guardate che costumi incredibili! Guardate il vostro scheletro incredibile, che è vestito da quadrato, rosa! Sus, che sono? Sua maestà, lei è una delle guardie, tra l'altro il capo delle guardie, perché ho il quadrato in testa. Sus, il prossimo gioco si leccano cose belle. Mamma mia, e allora partecipo subito. E visto ci vuole poco a fregare, Sus. Comunque, secondo episodio incredibile, Inferno, terrorizzati da quello che è successo nel primo episodio che vi ha raccontato il cameraman incredibile che è andato via da lì, non si sa dove è andato. Alcuni dei sopravvissuti del primo gioco decidono di voler scappare da questo posto incredibile, però Sus. Sua maestà, anch'io scapperei subito. Ed infatti, guardate la foto incredibile, questo è il nuovo database, I guardiani decidono allora di farli votare in maniera incredibile. Da una parte ci sono quelli che vogliono rimanere nonostante il montepremi incredibile, e rischiano ovviamente di morire, e dall'altra ci sono quelli che vogliono andare via incredibile. Ed è proprio il voto dell'anziano, che si scoprirà essere un personaggio molto interessante, farà vincere il gruppo che vuole andare via da questo gioco infernale nonostante la cifra incredibile. Quindi i guardiani in maniera molto gentile li fanno andare via. Appena però usciti da questo mondo idilliaco di Squid Game, i nostri protagonisti scoprono quanto in realtà anche la vita di tutti i giorni fosse brutta. Si analizzeranno tutti i problemi di ognuno di loro. E infatti proprio Sang-woo, in questa scena incredibile, dopo essersi reso conto di avere un sacco di debiti e di essere un fallimento per la mamma, ha detto un sacco di bugie alla mamma, decide quasi di uccidersi. E oltre a lui abbiamo anche Deok-soo, il gangster, damn, tanto per fare un esempio. E guarda caso, nel finale del secondo episodio, tutti quelli che avevano votato per andare via dal gioco tornano a giocare, perché hanno capito che non hanno niente da perdere, perché intanto fuori vivono male, dentro rischiano la vita, alla fine è uguale. Il terzo episodio, l'uomo con l'ombrello. La chicca del terzo episodio è che un personaggio incredibile che si chiama Chun-ho si nasconde tra il personale mascherato e si sostituisce a un operaio, quelli col cerchio. Dopo questa chicca, i nostri protagonisti si dividono in gruppi perché devono prepararsi alla seconda sfida. Devono scegliere tra alcune forme incredibili, un cerchio, un triangolo, una stella e Sus, un ombrello, e ricevono un dalgona, una specie di cialdina che tra l'altro in Sud Corea si usa. Cioè ci stanno dei mercatini dove potete giocare a questi giochi senza morire. Incredibile. E nel gioco bisogna cercare di estrarre la cialdina incredibile senza romperla. E se la rompi ti ammazzano. Esatto. E questo episodio ha portato a un meme che girava nella community di Squid Game che vi faremo vedere. Vediamola subito perché altrimenti... Ok. Comunque quello era il meme. Cioè il fatto che Hun, per cercare di levarla in maniera super veloce, decide di leccare la cialdina, perché in fondo quello è un biscottino. E quindi lecca, alla fine riesce a tirar fuori l'ombrellino, che era tra l'altro la forma più difficile. Ma ci sono altre tecniche incredibili, ad esempio su Solo, alcuni con l'accendino danno fuoco a quel laghetto per cercare di far prima, molto furbi. Però nonostante questo un sacco di persone muoiono. Ma nell'ultima scena una persona che sta per essere giustiziata cerca di combattere in maniera incredibile, colpendo con un ago una guardia, gli prende la pistola, c'è una scazzottata incredibile e compare il frontman, cioè il capo, anche del vostro scritto, perché io sono un quadrato, che gli spara in testa. Damn! Sono stati abbastanza bravi, vi avevo avvisato che sarebbero tornati i costumini, e questi calcolati sono solamente i primi costumini. Chissà in futuro quali altri costumi assurdi, incredibili, il vostro povero Zoe dovrà creare per queste due stravaganti creature.
Episodio 4. Non si abbandona la squadra. Se già la storyline principale di Squid Game è abbastanza brutale, non avete idea delle storyline secondarie sui personaggi che girano attorno al nostro Gi-hun riescono ad avere risultati ancora peggiori. Infatti, in questo episodio analizzeremo il personaggio di Bi Hong-ji, un medico che fin dagli episodi precedenti abbiamo visto lavorare segretamente con le guardie. Essendo questo personaggio un medico molto abile, entra a far parte di una specie di accordo segreto tra lui ed alcune guardie, dove in cambio dell'abilità del nostro Bi Hong-ji di prelevare organi ovviamente da tutte le persone che sono decedute e darli alle operatori, in cambio di questo lavoro lui riceve informazioni sui giochi futuri, dandogli la possibilità di prepararsi in maniera preventiva al prossimo gioco. Infatti quando sente che il terzo gioco è il tiro alla fune, lui appena ritorna nel dormitorio decide di far squadra con le persone più forti, tra cui proprio Deok-su, che per dimostrare di essere un maschio alfa uccide un uomo. E questa cosa fa capire una cosa molto sottile ai nostri personaggi, cioè che è permesso uccidersi anche quando si è nel dormitorio. Infatti quella notte, prima del terzo gioco, scoppia una rissa terribile dove ci sono molti morti e il montepremi aumenta. Ovviamente prima della partita c'è l'ennesimo twist. Deok-su decide di cacciare dalla sua squadra Minio, che è costretta a unirsi alla squadra proprio di Gi-hun, che è considerata la squadra più debole perché al suo interno c'è un anziano e ci sono soprattutto molte donne. La squadra di Deok-su vince facilmente perché è composta da tutti uomini forzutissimi. L'episodio si conclude con la squadra di Gi-hun che sta per entrare in gioco, e mentre stanno salendo in questo ascensore molto in alto dove parteciperà il gioco, tutti se la prendono col nostro anziano perché giustamente lui è visto come l'anello debole. Prima che l'episodio conclude, però, lui ci ricorda che da giovane era considerato tra i giocatori più forti proprio nel tiro alla fune. Episodio 5. Un mondo giusto. Grazie ai consigli del nostro anziano, la squadra di Gi-hun vince. Tutto questo caos di giocatori, guardie. Io vi ricordo che abbiamo anche la storyline del nostro poliziotto sotto copertura. Proprio quella notte il nostro Jun-ho, che sta perdendo credibilità nei confronti degli altri operatori, si unisce all'operatore della sua stanza vicino per andare proprio nella stanza dove vengono operati i cadaveri. E mentre lì scopre un'informazione molto importante, cioè che in passato c'era stato un cadavere con un rene solo. Questa informazione dell'esistenza di un personaggio con un rene solo accende la speranza in Jun-ho che quel personaggio con un rene solo possa essere suo fratello, perché proprio a lui gli aveva donato un rene. La situazione ovviamente precipita perché Bi Hong-ji chiede alle guardie informazioni sul quarto gioco, le guardie non gliele sanno dare perché il gioco non è stato ancora deciso, e lui va nel panico perché Deok-su lo ammazzerà se non gli porta le informazioni sul gioco. Poco dopo in quella stanza succede il caos, un operatore viene ucciso e il nostro Bi Hong-ji scappa da quella stanza portandosi appresso un operatore. Appena arrivati nella stanza dove si è svolto il secondo gioco, per cercare di calmare un Bi Hong-ji veramente fuori di testa, l'operatore si toglie la maschera facendo vedere che è un essere umano, perché era uscita anche l'idea che potessero essere degli alieni. Questo operatore smascherato tenta di un approccio gentile nei suoi confronti, ma in realtà è tutta una tecnica per prendere tempo. Infatti in quella stanza entrerà proprio il frontman, che è questo personaggio a capo degli operatori, con il suo esercito di soldati, che ucciderà sia il nostro Bi Hong-ji sia l'operatore, e i loro cadaveri verranno appesi nella stanza delle scale come monito agli altri giocatori di rispettare le regole. Ma la scena finale della quinta puntata è proprio Jun-ho che arriva negli alloggi del frontman e scopre che i giochi vengono praticati da oltre 30 anni e che suo fratello Hin-ho ha vinto l'edizione del 2015. E con questa immagine, che rappresenta uno dei migliori episodi di Squid Game, arriviamo all'episodio 6. Biglie, vero sus! Ragazzi, questo è praticamente l'episodio più iconico di tutta la prima stagione. Cioè, tutti hanno pianto per questa scena incredibile e poi tutti nel finale si sono resi conto di quanto hanno fatto male a piangere. Ai giocatori viene chiesto di formare delle coppie incredibili, come ad esempio Sang-woo, l'amico di Gi-hun, che sceglie Ali. Invece Gi-hun sceglie proprio il nostro anziano. Ma c'è una chicca, vero, sua maestà? Infatti, Minye-ho viene portata via, chissà se morirà o non morirà. Però di fatto, essendo il numero di giocatori dispari, lei viene prelevata e portata via. Ma adesso inizia il gioco vero. Vengono portati in questa specie di set che rappresenta un quartiere incredibile. Il gioco consiste in una partita di biglie. E fino a qua direte, vabbè, niente di incredibile. Wow. In cui però vincerà chi riuscirà a ottenere tutte le biglie dell'altro entro mezz'ora circa, senza usare violenza. Quindi deve essere una delle partite incredibili, fatte con intelligenza incredibile, prendere tutte le biglie e l'altro poi morirà. E qui comincia a serpeggiare il senso di colpa incredibile, perché infatti Gi-hun si rende conto che uno dei due morirà.
E lui, essendo molto legato all'anziano, non vuole che muoia. Addirittura lui lo chiama Gambu Belosus, che vuol dire proprio amico fidato. Ma oltre a questa scena incredibile, ce ne sono altre, vero Sua Maestà? L'altra scena incredibile è proprio Sun Quo che sta perdendo contro Ali e decide di fregarlo in una maniera veramente infame, vero Sus? Eh sì, Ali si fidava di lui e lui che fa? Prende dei sassolini e li mette nella sacchetta. Poi dice, sì, dividiamoci Ali, dividiamoci. Poi lui se ne va col biglie e a lui lascia i sassi e gli sparano. O almeno così sembra, perché magari in realtà Ali è vivo e non si sa, però insomma ci siamo capiti. Veramente terribile. E poi c'è anche un'altra coppia molto triste. Esatto, la coppia con Sai Beok e Ji Yeyong, che fanno una cosa molto tenera, perché decidono di giocare a un semplice tutto o niente, cioè tutto si gioca con una semplice manche. E alla fine c'è questo colpo di scena in cui lancia la biglia proprio male, facendo intendere che dopo aver ascoltato la storia tristissima di Sai, ha deciso che lei merita di vivere, vince automaticamente lei perché è un tutto o niente, e lei viene uccisa. Veramente un episodio incredibile, ragazzi, dove si toccano veramente momenti alti. Anche il vostro scheletro si è commosso, vero? Eh sì, insomma, sì, ci siamo commossi tutti quanti. Questo è un episodio veramente incredibile, ma soprattutto la scena finale, quando Gi-hun, che tra l'altro in tutto l'episodio, l'anziano che si scoprirà a chiamarsi Ho Il-nam, Gi-hun usa il fatto che lui soffre di demenza per fregarlo durante le partite. Cioè, immaginate, Sus vince e io dico, ah no, in realtà ho vinto io. E lui ripete, ah sì, hai vinto tu, vero Sus? Eh sì, infatti con me non funzionerebbe perché il vostro Sius mica pecca di intelligenza. Ecco, appunto, bravo Sussu. E nel finale, poco prima di essere giustiziato, gli dice: ah, sei il mio fidato Gambu. E gli sparano, incredibile. O così sembra, perché succedono delle cose incredibili. Damn! Episodio 7, i VIP. Anche questo è un episodio molto interessante. Abbiamo messo questa immagine rappresentativa del gioco di questa puntata, cioè il po' del gioco di questa puntata. Ma prima di arrivare al gioco incredibile, in questa puntata vengono introdotti questi personaggi stravaganti con delle maschere dorate in testa, che sono i VIP, un gruppo di ricchi uomini che sono venuti in questo posto incredibile per vedere i giochi incredibili. Quindi immaginatevi questi ricconi che si annoiano e dicono: cosa posso fare oggi, Sus? E infatti io me li immagino questi ricconi che si annoiano e proprio dicono: vado a vedere gente che muore in certi giochi. Maledetti voi! E come se non bastasse, si scopre anche che Migneyo, che abbiamo visto nell'episodio precedente essere portata via dalle guardie incredibili, è sopravvissuta perché lei non ha potuto partecipare al gioco delle biglie. E quindi non era giusto che morisse. E quindi è rimasta lì e promette a Deoxu di ucciderlo per il tradimento che ha fatto nei suoi confronti. E tra l'altro, mentre loro, questi infami dei VIP, guardano lo spettacolo, arriva il nostro Jun-ho sotto copertura, travestito da maggiordomo, che riesce a prelevare uno di loro e registra una confessione su quello che sta accadendo. E poi si arriva al quinto gioco. Dopo aver dato ai partecipanti delle pettorine, vero Sus, sì, che partono dall'1 al 16, che rappresenta l'ordine con il quale devo cominciare a salire su questo ponte incredibile. Il gioco in realtà è molto semplice, cioè riuscire a superare questo ponte che però è fatto da lastre di vetro. Però la chicca qual è? È che alcune parti di questo vetro reggono il peso e altre no. E vedete, alcune lastre con il peso e tu cadi e muori, altre invece tengono il peso e tu devi arrivare dall'altra parte, incredibile. Un gioco veramente cruento e sicuramente la scena più iconica di questo gioco è questa. Migneo si suicida con Deoxu cadendo di sotto. Tra l'altro qui alcuni hanno teorizzato che in realtà Deoxu sia vivo perché cade sopra. Sus, che ne pensi? Beh, secondo me è una cavolata, perché secondo me sono caduti talmente alti che sono morti malamente tutti e due, mannaggia. Comunque nel finale Sanguo spinge un poveretto su un vetro e dopo questo atto incredibile Sanguo, Gi-hun e la nostra Sae finiscono il gioco rimanendo loro tre i finalisti del gioco. Incredibile. E adesso linea al cameraman per il finale di Squid Game. Il vostro scheletro vi saluta, Sus saluta, wow, e ciao da tutti. E noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video e chissà altri costumi. Linea al cameraman. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Episodio 8, Frontman. I nostri tre sopravvissuti, prima della gara finale, ricevono vestiti puliti e una cena lussuosa. Un ultimo pasto prima di una grande battaglia. Dopo questa graditissima cena, ai nostri sopravvissuti viene lasciato il coltello con la quale hanno tagliato la carne durante la cena, facendo intendere che durante la notte potrebbe succedere qualsiasi cosa. E proprio durante la notte, Sang-woo, quando le luci si accendono, si scopre che Sae è stata uccisa da Sang-woo.
che non ha saputo difendersi perché era già ferita dai giochi precedenti. Ovviamente Gi-un cerca di assalire Sang-woo, ma le guardie li limitano perché vogliono che tutta la rabbia che sgorga dentro Gi-un venga usata nel gioco finale, cioè proprio Squid Game, il gioco del calamaro. Nella parte finale dell'ottavo episodio, che tra l'altro è tra i più corti di tutta la serie, abbiamo il finale della storyline del nostro povero detective, perché inseguito dalle guardie e dal frontman su questa isola sperduta, dopo essere arrivati in cima a questa montagna su un dirupo, Jun-ho, dopo aver affrontato il frontman, scopre proprio che il frontman è suo fratello Hin-ho, che gli spara facendo cadere il suo cadavere, a quanto pare, di sotto. Non voglio essere malizioso, però Squid Game cerca di farti capire una regola molto importante, cioè se c'è un cadavere c'è un morto, che sembra una cosa ovvia, ma pensateci, con Ho Il-nam il cadavere non l'abbiamo visto noi di lui, e si scopre essere il capo di tutto. Ora, personaggi come Abdul, Jun-ho, secondo me potrebbero essere in realtà vivi. Ora, Abdul non so come, perché mi pare si sente il colpo di pistola quando gli sparano. E soprattutto non credo che Jun-ho sia morto, perché ha un ruolo importante, è il fratello del frontman, che sarà il villain della seconda stagione probabilmente. Ci sarà Gi-un contro il frontman. Quindi secondo me lui è vivo, si sarà arrampicato in un pezzetto della scogliera, ma sicuramente non è morto, perché, ripeto, Squid Game, se ti fa vedere un cadavere, vuol dire che è morto. Nella seconda stagione ci saranno un sacco di colpi di scena. Ripeto, alcuni personaggi che diamo per morti in realtà potrebbero essere vivi. Episodio finale, un giorno fortunato. L'episodio inizia con il combattimento finale tra Sang-woo e Gi-un nel gioco del calamaro. Come funziona questo Squid Game? Nel gioco del Squid Game c'è sempre un attaccante e un difensore. L'attaccante deve entrare nel campo a forma di calamaro, superare la difesa e toccare con il piede l'area all'interno della testa del calamaro per assicurarsi la vittoria. Ovviamente il difensore deve bloccare l'arrivo dell'attaccante e costringerlo a uscire dai limiti del campo per vincere, spingendo l'avversario fuori dal campo limite. E ovviamente se si verifica l'opzione in cui uno dei giocatori non è in grado di continuare a giocare, l'ultimo rimasto in piedi sarà il vincitore. Nel gioco è consentito qualsiasi tipo di combattimento o violenza. La differenza grande rispetto al gioco originale dello Squid Game giocato appunto dai bambini è che lo Squid Game giocato dai bambini è un gioco di gruppo, non è un gioco dove ci sono solo due giocatori. Il gruppo di difesa e il gruppo di attacco. Il gruppo di difesa può muoversi liberamente entro i limiti della forma del calamaro, mentre i gruppi di attacco rimangono all'esterno. Gi-un batte Sang-woo, ma nonostante tutto quello che Sang-woo ha fatto, Gi-un non riesce a ucciderlo. Sang-woo, dopo quasi essersi reso conto della persona che è diventata, si uccide tagliandosi la gola. Gi-un è il vincitore del montepremi. E giustamente molti di voi potranno dire, con un montepremi così grande puoi fare veramente qualsiasi cosa. In realtà Gi-un, quando torna, oltre a scoprire della morte di sua madre, lui vive in assoluta povertà, non toccando neanche un soldo. Dopo un anno di povertà, nonostante la vincita che ha ricevuto, riceve un invito proprio dal suo Gambu, che vi ricorderete essere la parola chiave con la quale Ho Il-nam aveva chiamato proprio Gi-un durante il gioco delle biglie. Si precipita in questo luogo e trova Ho Il-nam vivo sdraiato su un letto di ospedale. Qui ovviamente c'è la rivelazione di tutto, come vi accennavo prima, cioè che Ho Il-nam è la mente dietro l'organizzazione del gioco, creato proprio per intrattenere i super ricchi annoiati come lui, cioè i VIP che abbiamo visto negli episodi precedenti, cioè quei personaggi con le facce di animali dorate. I giochi sono basati sui suoi ricordi di infanzia e lui stesso ha deciso di parteciparvi di persona per nostalgia, proprio perché essendo malato non ha niente da perdere e per una volta voleva immedesimarsi nelle vittime di questi giochi. Il-nam chiede a Gi-un di giocare un ultimo gioco con lui per verificare se alle persone è rimasto un briciolo di umanità, e fa ridere detta da una persona come lui che ha sulle spalle una miriade di morti. Più che un gioco, in realtà è una scommessa, perché guardando dalla finestra si vede che c'è un barbone che sta morendo di fame e di freddo perché nevica pure. La scommessa è: secondo Ho Il-nam nessuno lo aiuterà e lui morirà, secondo Gi-un invece arriverà qualcuno che lo aiuterà, lo porterà via in macchina e gli darà un alloggio caldo e magari del cibo. Tutto questo deve accadere prima della mezzanotte. Se Gi-un dovesse vincere, Ho Il-nam gli dirà altre informazioni sul gioco, e proprio poco prima della mezzanotte questo barbone viene salvato. Ma prima che Il-nam potesse raccontare altri segreti sul gioco, muore proprio allo scoccare della mezzanotte. Dopo questo episodio Gi-un diventa consapevole della situazione e decide finalmente di fare un passo in avanti. Infatti si compra dei vestiti nuovi, si taglia i capelli, si fa questo taglio con questo colore rosso incredibile
Come prima cosa fa uscire dall'orfanotrofio il fratello di Sai, che viene affidato alla madre di Sang-woo, che è anche simbolico perché lei ha perso un figlio e lui invece ha perso la sorella, che era l'unica cosa che gli rimaneva della sua famiglia, lasciandone una valigia piena di soldi. Dopo questo abbiamo una scena nell'aeroporto, dove Gi-hun è pronto a lasciare il paese per ricongiungersi con la figlia, che in tutto questo era andata negli Stati Uniti, veniva detta nel primo episodio di questa informazione, ma sulla strada vede qualcuno che gioca a Bakshi, cioè il giochino dei foglietti del primo episodio, e proprio contro questo poveretto sta giocando quel personaggio vestito elegante che avevo detto proprio a Gi-hun nel primo episodio di partecipare a questo gioco per risolvere tutti i suoi problemi economici. Non riesce a prendere l'uomo vestito elegante perché scappa col treno, ma dopo aver preso il foglietto dalla persona che stava giocando a Dakshi con l'uomo vestito elegante, chiama il numero e dichiara di essere determinato a scoprire chi altri si c'era dietro questo sistema di morte. L'ultima scena è proprio Gi-hun che decide di non andare negli Stati Uniti, dove poteva ricrearsi una vita, magari stare finalmente con sua figlia. Rifiuta tutto questo per dedicarsi allo smantellamento di questa organizzazione terribile. E con questo finale incredibile siamo tutti in attesa della seconda stagione di Squid Game, che dovrebbe uscire il prossimo anno, stavolta vera, non come quella che è uscita adesso, che è un reality show fake. Su cosa potrebbe accadere nella seconda stagione sinceramente non si sa niente, non si trovano informazioni online su cosa potrebbe accadere nella seconda stagione. La cosa che mi viene in mente è che magari c'è un altro gioco, sempre nella stessa zona, con altri 400 giocatori, ma all'interno di questi 400 giocatori rientra Gi-hun e magari cerca di smantellare il sistema da dentro. Squid Game 2 potrebbe essere da un'altra parte, perché ti fanno intendere che questi VIP, essendo ognuno di loro da un paese diverso, magari ognuno di quei paesi ha un sistema di Squid Game all'interno, non è solo in Corea del Sud. Insomma, potrebbe essere una serie diversa dalla prima, cioè la prima è basata su giochi, la seconda magari è basata su una serie di spionaggio, che ne so, è una serie più action, con Gi-hun che diventa tipo un mercenario e decide di uccidere tutti i VIP. Ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video, spero che abbiate apprezzato questa bella chiacchierata su Squid Game. Probabilmente questo sarà l'ultimo episodio di 4 chiacchiere di Godo di quest'anno, ovviamente, appena iniziato il format non è che finisce, tranquilli. Io vi ringrazio di aver seguito questo video, spero vi abbia fatto piacere rifare questo recap e chiacchierata su Squid Game. Spero abbiate apprezzato i costumini su Sescheda, tranquilli, ce ne saranno molti altri in futuro. E ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video.